tutti, siamo al 4 di dicembre del 2022 e questo è il secondo anno che riscaldo con il condizionatore portatile che fa aria calda e l'ho impostato su 22 gradi, vedete adesso sta funzionando, fa aria calda, no? E come avete visto la prende da fuori, questo è un attimo una cosa provvisoria che ho fatto io, però è già il secondo anno che sto scaldando così. Andiamo a vedere quanti gradi ho in casa. Ecco, potete vedere che ne ho quasi 20 gradi. Ecco, sì, 19, quasi 20 gradi. E adesso andiamo a vedere la temperatura esterna e anche un po' del resto della casa. Ve la faccio vedere adesso quella esterna. Vediamo se si vede, sì, si vede benissimo, sono 7 gradi, ecco, a essere precisi, sono le 8 del mattino, ve lo faccio vedere anche qua, 8 e un quarto per la precisione, e poi vi faccio vedere la temperatura che ho in cucina. Vediamo se si vede bene. Ecco qua, che sono 20, vedete qua? Ecco, così si vede bene, quasi 20 gradi e siamo lontani dalla pompa di calore, dal condizionatore, siamo in cucina, ecco, e il condizionatore, lo vedete, è giù in fondo lì, e siamo abbastanza lontani, qua sono 40 metri quadri, e praticamente sto facendo tutto l'inverno impostato su 22 gradi, non arriva a 22 gradi a meno che non si alzano le temperature esterne, si ferma automaticamente se è impostato sul 22, quando arriva a 22 gradi in casa si ferma e poi riparte. Dovrei essere sui 300 euro per l'inverno, per riscaldare l'inverno, forse anche di meno. Io ho tutta la casa calda con questo condizionatore. Vi ricordo che questo è possibile perché io ho isolato casa mia tutta all'interno con il sughero e i pannelli USB come struttura, e quindi è tutta isolata internamente. Va bene, spero di esservi stato utile anche in questo video. Ciao a tutti!